Oggi parliamo del filosofo David Hume. David Hume nasce nel 1711, muore nel 1776, è un filosofo scozzese, fa sempre parte dell'empirismo inglese assieme per esempio a Locke e a Berkeley, e vive in un periodo molto importante per la Scozia che potremmo definire illuminismo scozzese. Quindi vive in un clima di rinnovato intellettualismo, di rinnovata cultura, per esempio vive contemporaneamente a un contadino sostanzialmente, però poi geologo intellettuale come James Hutton, che è il filosofo che in un certo senso, come scrive nel suo libro Jack Rapcheck, ha scoperto il tempo. Cioè James Hutton ha scoperto che il mondo non aveva solo, come veniva teorizzato dalla Bibbia, per esempio 6.000 anni, ma un tempo immensamente più lungo. E questa scoperta permetterà poi a Charles Darwin di creare la sua teoria dell'evoluzione, ovviamente insieme ad altri intellettuali. Però Hume vive in questo periodo, che è anche un periodo molto attivo a livello politico. Ci saranno varie idee, come per esempio quelle dei Whigs e quelle dei Tory, che si scontrano tra di loro. Vive anche nel periodo, per esempio, tracciato molto bene dalla serie TV Outlander, che parla proprio della rivoluzione, o della, più che della rivoluzione, della ribellione degli Highlanders e di Bonnie Charles in questo periodo. Vive quindi un periodo molto attivo per la Scozia, sia a livello intellettuale sia a livello politico. Però quello che a noi interessa, sul piano soprattutto appunto intellettuale, è che lui si inserisce nella tradizione dell'empirismo inglese, e i suoi lavori, le sue opere, come il Trattato sulla natura umana e poi le ricerche sull'intelletto umano e successivamente i saggi morali e i dialoghi sulla religione naturale, variano e si concentrano su vari aspetti, quindi dall'antropologia della religione alle sue riflessioni sulla moralità e soprattutto alla sua teoria della conoscenza, quindi in ambito gnoseologico, e rivoluzionano per molti aspetti la filosofia precedente, pur partendo in parte da Hobbes e in parte da Locke. Quindi il primo argomento che noi vediamo: Hume parte dal materialismo di Hobbes, cioè il presupposto che la scienza deve andare a studiare i corpi, e prosegue sulla linea scritta dall'empirismo di Locke, cioè soprattutto il valore dell'esperienza, il fatto che Hume, come Locke, è convinto che non ci siano idee innate nella mente umana, ma la mente sia una sorta di tabula rasa, di tavola sulla quale scrivere le nostre impressioni e quindi le nostre idee. Tutte le conoscenze, per Hume, derivano dalle esperienze, ma soprattutto, e qui c'è un passo ulteriore rispetto a Locke, tutte le conoscenze rinviano all'uomo, e l'uomo è dotato sì di facoltà razionali, ma è dotato anche di istinti e di sentimenti. L'uomo è costituito dalle sue esperienze, cioè noi siamo quello che viviamo, quello che percepiamo, quello che esperiamo, ma anche quando noi facciamo scienza, non facciamo mai scienza con una sola nostra facoltà, cioè la facoltà razionale, ma dentro di noi ci sono anche istinti e sentimenti che devono essere considerati se noi vogliamo dare uno sguardo profondo e realistico alla nostra conoscenza. E questo è fondamentale considerarlo, perché significa che ogni volta allora che io studio qualcosa devo ricordarmi che la mia ragione ha dei limiti, e questi limiti sono per esempio i miei istinti, i miei sentimenti, i miei limiti cognitivi e così via. Ora, nella conoscenza, seguendo un po' la via di Locke, David Hume divide le percezioni che noi abbiamo, che derivano sempre dall'esperienza, in impressioni e in idee. Le impressioni
sono quelle ricezioni dell'esperienza che sono collegate al presente, che vivo nell'attimo. Le impressioni sono più vive, sono più forti, sono più vividi. L'esempio è che se vado a curiosare troppo da vicino il fuoco e mi scotto una mano, beh, quella è un'impressione sicuramente viva e forte, quel calore, quel dolore, quella scottatura, perché è collegata al presente, la provo in quel momento. Le idee sono sempre delle percezioni dell'esperienza, ma sono meno forti e meno vive, perché sono i ricordi delle impressioni. Cioè posso ricordarmi che un anno fa sono stato un po' imprudente, diciamo pure un po' pirla, mi sono avvicinato troppo al fuoco e mi sono scottato. Ma ovviamente il ricordo, per quanto possa generare angoscia di quel dolore, sicuramente non è forte quanto l'impressione, che è nel momento presente. Ora, le idee, che sono questi ricordi dell'impressione, che piano piano vanno in dissolvenza, anche se non sempre, sono, come dire, la materia grezza con la quale costituire l'attività della mente, cioè l'associazione di idee. Noi possiamo prendere queste idee, collegarle tra di loro e possiamo collegarle con tre metodi. Questi metodi sono la somiglianza, la contiguità e la causalità. Ora, somiglianza è presto detto. Questa penna assomiglia a quell'altra. Claudia assomiglia a Ermenegilda. Bertoldo assomiglia a Goffredo. Invece, la contiguità può essere contiguità nel tempo e nello spazio. Cioè, questa penna è vicino a quell'altra per lo spazio. Goffredo è vicino a Ermenegildo. Quando sono andato a Milano, quella ditta ha chiuso. Questo invece è una contiguità temporale. Quando tentavo di spiegare David Hume è passata un'ambulanza. Anche questa è una contiguità temporale. Quindi la contiguità può essere un'associazione di idee, una combinazione di idee nel tempo e nello spazio, una vicinanza. Infine c'è la causalità. La causalità è che un'idea deriva da un'altra. Se io vedo la cenere posso indurre la causalità, tramite causalità, che ci sia stato un fuoco. Se vado in macchina e nel tentare di accenderla questa non parte, oltre a esternare qualcosa che al momento non esternerò, potrei indurre appunto che quella macchina non va, per esempio perché non c'è benzina o perché la batteria è andata. E insomma, il concetto è che io posso partire da un effetto e arrivare alla causa, posso associare le idee tramite la causalità. Però, e qui arriva la cosa fondamentale, la causalità può essere utilizzata anche nella scienza. Pensate alla mela di Newton, casca la mela perché? Perché c'è la gravità. Pensate all'isocronismo del pendolo. Galilei va a vedere che le oscillazioni sono uguali e cerca di trovare una causa, e così via. Ecco, questa causalità è però molto complessa per Hume e anche molto criticabile. Complessa perché in realtà una causa è sempre collegata a un'altra. Cioè, un esempio, io potrei dire che un ragazzo a Baghdad ha sparato a un tizio e potrei trarre un giudizio morale. Però potrei andare più a fondo in questa causalità. Potrei dire che quel ragazzo è stato abituato a stare molto attento perché è una situazione di pericolo. Potrei dire che quel ragazzo vede questa persona che potrebbe avere in mano un'arma. Poi magari si sbaglia, ma ha paura. Cioè potrei fare una catena infinita di causalità e appunto non so mai qual è la causa prima in questo senso. Quindi la causalità innanzitutto è qualcosa di complesso perché non necessariamente c'è una sola causa, possono essercene più di una. Ma soprattutto, e qua è molto, questa è la cosa molto più importante, la causalità è sicuramente criticabile perché tendenzialmente per Hume la causalità è un'abitudine. Per farvi capire quanto è un'abitudine, facciamo un esempio. Io potrei essere abituato a fare un tipo di battute a una persona e quella persona solitamente ride. Faccio un tipo di battute, quella persona ride la prima volta, la seconda, la terza e alla quarta mi dà dello stronzo. Ecco, perché io posso rimanerci male? Perché sono abituato al fatto che lei accetti quel tipo di battute. Quando invece
non lo fa più, io ci rimango male perché la mia abitudine è stata disattesa. Però questo, ed è un esempio proprio che fa Hume, può essere molto più grave. Lui fa l'esempio un po' ironico del tacchino induttivo. Cosa si intende con tacchino induttivo? Beh, semplicemente un tacchino che ha la sfortuna di affidarsi all'induzione per gestire la propria vita. L'induzione è quel ragionamento per cui dai casi particolari si arriva a un caso generale. L'ho fatto anch'io con l'amica. Di solito faccio queste battute, lei ride, quindi ogni volta che faccio queste battute lei riderà. E poi non è così. Col tacchino cosa capita? Che aspetta il suo padrone puntuale a mezzogiorno, che arriva lì e gli dà il cibo. Questo accade tutti i giorni dell'anno, però il giorno del ringraziamento, o potremmo dire il giorno di Natale nel caso italiano, il padrone arriva lì e invece di dare il cibo al tacchino lo sgozza e se lo mangia. Magari prima lo cucina anche. L'induzione del tacchino l'ha portato a essere disatteso nella sua abitudine, disatteso nella sua speranza, perché la causalità non è una relazione necessaria, ma una relazione probabile. Quello che qui sta dicendo Hume è importantissimo perché ci spinge a fare un bagno di umiltà, soprattutto alle nostre speranze di conoscenza scientifica. Ma ci sta anche dicendo che proprio perché tutta la conoscenza deve essere ricondotta a che cos'è un essere umano, non dobbiamo dimenticarci che gli esseri umani sbagliano. E sbagliano, per esempio, nell'abitudine. Questo può sembrare anche radicale, a volte, in David Hume, perché lui cita anche l'esempio del sole. Io sono abituato a credere che il sole sorgerà ogni giorno, perché l'ha sempre fatto, vuoi che domani non lo faccia? Però per certi aspetti potrebbe non farlo. Ora, questo è l'esempio più radicale, ma su molte altre cose è molto più facile capire dove vuole arrivare. Ma anche nel caso del sole si potrebbe rispondere che sì, ci sono delle leggi fisiche, ma quelle leggi fisiche sono sempre causalità. Quindi io non posso avere l'idea forte e certa che quella causalità continuerà. Quella causalità è comunque un'abitudine. Questo non significa che non si possa fare completamente scienza, ma bisogna, secondo Hume, considerare per l'appunto che quella relazione, quella di causalità, è sempre probabile, è mai necessaria. Quindi, per esempio, a sostegno di altre prove, io capirò che quello che credevo fosse una causalità necessaria, in realtà era solo molto probabile. Quindi la ragione, un po' come abbiamo visto in Locke in un video precedente, non deve essere considerata infallibile. Deve essere considerata come una guida pratica, che ci può portare a una probabilità anche molto alta, ma mai alla certezza. Quindi si potrebbe riassumere sia la scienza ma non lo scientismo, cioè il credere che la scienza ha in mano tutta la verità del mondo. Quindi no agli assoluti, no alla metafisica e sì alla probabilità. E ripeto, questa critica alla causalità è fondamentale perché modifica sia la filosofia della scienza sia per certi aspetti la filosofia della conoscenza nel quotidiano. E su questo in realtà critica anche la dimostrabilità di Dio posta da Locke. Sempre nel video che riguarda quel filosofo abbiamo visto che Locke utilizza la causalità per arrivare a una causa prima, e quella causa prima è Dio. Ecco, per David Hume sarebbe sbagliato dedurre che siccome a ogni effetto deve partire da una causa e quella causa deve partire da un'altra causa e quell'altra causa deve partire da un'altra, si deve per forza arrivare a una causa primaria che è Dio. Secondo David Hume questo ragionamento è sbagliato proprio perché la causalità è solo un'abitudine. E quindi io non posso, lo dirà poi più specificatamente Kant, passare dal livello logico al livello ontologico. Quindi quell'assoluto non ci può essere assolutamente neanche la dimostrazione di Dio. Io non posso dimostrare Dio, posso semplicemente crederci. Anche perché non ho un'idea innata di Dio, ma è l'esperienza, l'educazione che mi porta a una determinata idea di Dio. Quindi in un certo senso sono gli uomini che creano l'immagine di Dio, ma Dio bisogna crederci, non può essere dimostrabile. E la causalità ci potrebbe anche portare a trovare un'altra sostanza molto criticabile, un altro concetto molto criticabile, che è quello di io, quello cioè di individualità.
laddove David Hume, e questo lo vedremo poi meglio in un altro video che voglio dedicare all'individualità e alla personalità, pensa che in realtà l'individualità sia solo un fascio di impressioni troppo veloce per poter distinguere. Cioè, io un giorno posso essere in un certo modo, un giorno posso essere in un altro, avere dei certi umori, avere delle certe reazioni, e settimana seguente avrò un altro umore, avrò delle altre conoscenze, mi comporterò magari in maniera diversa. Ora, in realtà, è solo per abitudine che noi crediamo di avere una stessa personalità. In realtà, io posso vedere solo com'è il mio di oggi, poi successivamente come sarà il mio io di domani, poi come sarà il mio io di dopodomani. Ma che ci sia una sostanza comune a tutte queste impressioni, in realtà è erroneo, cioè è un'altra abitudine. L'abitudine è sempre quella guida che sì, ci permette anche delle scelte razionali, ma ci potrebbe portare in errore. Ecco, come detto, su la questione dell'io voglio parlarne più profonditamente oltre. Ora passo penso all'ultimo argomento a cui Hume si dedica, o perlomeno del quale noi parliamo, cioè l'etica. Allora, Hume si chiede innanzitutto che cosa sia il male, e risponde che anche in questo contesto il male non è un assoluto. Il male, specie se noi pensiamo al male naturale, cioè al male della natura, pensiamo al terremoto, pensiamo alle malattie, non c'è una morale in questo male. La natura, un po' come diceva Leopardi, non si occupa di noi, è indifferente a noi, quindi non è né benigna né maligna. Il terremoto non è un male, un virus non è un male. Quindi il male non è una questione assoluta, non è una questione morale, non è una questione astratta, soprattutto quando si tratta del male della natura. Il male morale, per Hume, vabbè, naturalmente è quello che invece fa l'uomo. Quel tipo di male lì dipende sempre dai fatti, dipende dall'esperienza, dipende dalle scelte. E le scelte che noi facciamo non si basano solo sulla ragione, perché molti filosofi, pensate a Socrate, pensate a Cartesio, per certi aspetti, sostenevano che noi il bene e il male li possiamo distinguere grazie alla ragione, grazie all'intelletto. Anche in questo caso Hume si rifà a quello che abbiamo letto all'inizio, cioè che ogni conoscenza si basa sugli uomini, e gli uomini non sono fatti solo di ragione, ma sono fatti anche di sentimenti, sono fatti anche di istinti, sono fatti anche di simpatia. Ecco, la simpatia è quell'emozione, quel sentimento che per certi aspetti ci permette la moralità. La simpatia può essere individuale, cioè io trovo empatia in me stesso, in quel caso una simpatia per certi aspetti egoistica, oppure posso trovare una simpatia collettiva, cioè che riguarda gli altri. Ecco, per Hume noi siamo degli animali sociali, questo lo prende anche un po' da Locke oltre che da Cartesio, e per comportarci moralmente dobbiamo sviluppare una simpatia universale. Un esempio di questo potrebbe essere quello che racconta Hannah Arendt nella sua Banalità del male. Cioè, fior fior di intellettuali, fior fior di scienziati ha aiutato e collaborato con il nazismo per l'olocausto e per altri massacri. E tutto sommato quelli erano uomini razionali, eppure si sono comportati male, hanno scelto un'etica sbagliata. E quindi Hume qui sottolinea il fatto, in un certo senso, che conoscenza non produce coscienza, ma possiamo anche metterla così, che i sentimenti sono importantissimi per scegliere la morale giusta, per essere buoni, proprio perché talvolta la ragione non è sufficiente a permettere una via etica o un'altra. Ma siccome l'uomo è fatto di questo dialogo, di questo confronto continuo tra ragione e sentimento, il sentimento è altrettanto, in questo caso se non addirittura più importante, per poter fare delle scelte morali. E quindi io non è con la ragione che capisco che una mia scelta è sbagliata, ma è con l'empatia, con la simpatia, col fatto che mi riconosco negli altri e capisco che sarebbe un male procurare loro del dolore o mettere loro in difficoltà con dei comportamenti. Quindi il sentimento mi permette di essere morale, e anche in questo caso grazie alle abitudini. Le abitudini, ad esempio, che fa Hume in questo caso è
abitudini morali, intendo, potrebbero essere il fatto di ricompensare una persona che è stata gentile con noi, ringraziarla. Quella, secondo David Hume, è per esempio un'abitudine morale giusta, ma non è giusta solo da un punto di vista razionale, cioè potremmo parlare di equità, di proporzione, ma è soprattutto giusta a livello sentimentale. Io riesco a collegarmi con quella persona grazie a un'abitudine, ma grazie a una guida morale. Parlando di morale come collegata ai sentimenti, come legata alla simpatia e all'empatia, io vi consiglio, e lo metto nelle descrizioni del video, un altro breve video che riguarda un estratto del film V per Vendetta, che è legato alle lettere di Valéry, che più di qualsiasi spiegazione spiega che cosa possiamo intendere con empatia universale, non solo verso coloro che conosciamo, ma anche verso gli sconosciuti, cioè come facenti parte della stessa specie. Quindi, consigliandovi questo video, io ringrazio Hume per tutti gli spunti che ci ha dato e ringrazio voi per l'ascolto.